Salve a tutti e bentornati su Space Engineer. È qualche giorno che non faccio video perché sono stato leggermente occupato. A fare cosa? A perdere tempo, ma per fortuna l'ho perso qui, quindi... Ta-da! Cos'è questa roba? Beh, diciamo che se non avete più di 40 anni e i vostri genitori non erano appassionati della serie Spazio 1999, probabilmente non avete idea di cosa sia questa cosa. Questa è la nave Eagle, che appunto deriva dalla serie televisiva Spazio 1999, una serie televisiva degli anni 70, più o meno. E niente, ho deciso di riprodurla, visto che questa navicella era fatta appunto l'esterno soltanto del frame del metallo. E adesso che c'è la possibilità di appunto avere solamente il frame invece dei blocchi, mi è venuto in mente che si poteva fare questa nave. Allora mi ci sono cimentato. Ora, come funziona questa nave? Non l'ho fatto ovviamente solamente per far figo. Sì, l'ho fatta solamente per far figo, ma poi ho deciso di farla anche pratica. Allora, si entra da qui o dall'altro lato. Hop. E si entra dentro. Qui abbiamo un container che porta alla torretta esterna, qui anche diventerà un container. Ora ci per errore ci ho messo un conveyor, trasportatore. Qua siamo nel centro, un semplicissimo tubo, e qua la cabina di comando. Né più né meno, qua altri container per le torrette esterne, qua lo spawn direttamente alla cabina, beacon, Eagle 1. Qui abbiamo un generatore di gravità. Porta. Qua è vuoto, ma chissà, anche chi conosce l'astronave ha già capito, chi non la conosce capirà fra poco. Qua abbiamo un po' di giroscopi, gira abbastanza rapidamente, non troppo. Qua un'altra torretta, qua abbiamo un generatore che è più che sufficiente ed è già caricato con 100 uranio, che va circa per 100 anni. Ok, qua un altro coso per le torrette che ci sono. E basta, la nave in sé è questa, non è tanto, qua c'è un assemblatore, non ci sono raffinerie all'interno della nave. Ora, andiamo qui. Come vedete ci sono questi mega container, ora l'avranno capito tutti, vanno qua dentro. Ora, passiamo a un container. Questo è il primo che ho fatto. Non è altro. Oh, che un container per il trasporto materiali. Si prendono i materiali, si portano nei container grossi, è tutto quanto chiuso, sigillato, non ci sono difese particolari. È un container da trasporto, né più né meno. Prossimo. Come potete vedere, qua c'è un mega portone aperto, non ho messo né navette per chiudere né nulla, non ce n'è bisogno. Questo è per quando si va a, per esempio, raccogliere minerali. Si smeltano, sarebbe raffinare, ma io dico smeltare perché ho giocato troppi anni a Warcraft, mi spiace ragazzi. Comunque, si smeltano i minerali e si mettono appunto nei container, dopodiché si riportano alla base. Qua c'è un sacco di posto. Direi abbastanza a posto, quindi non c'è problema. Come vedete, in ogni cabina, cioè in ogni container, c'è una cabina. Questo perché il container non viene agganciato dalla navetta. Oh, ce la posso fare. Ma come vedete, ha quattro carrelli d'atterraggio che si attaccano per i fatti loro alla navetta quando la navetta attracca. Prossimo container. Questo è un semplice container vuoto, boh, se qualcuno viene in mente che cosa farci, semplicemente lo riempie. Volendolo si può chiudere e semplicemente utilizzare quando si va da un punto A a un punto B senza un motivo preciso, per esempio esplorare, cose del genere. Oppure si potrebbe riempire di antenne, radar o così per rilevare minerali, effettivamente, giusto. Prossimo.
E questo, come potete vedere dall'esterno, è l'equipaggiamento da battaglia della nave. Volevo mettere le torrette anche di sotto, però poi non potevo appoggiarla. E come vedete, anche appoggiandola non è che sia venuta. Ha avuto qualche piccolo incidente. Ok, sì, siamo in modalità creativa. Anche se per fare quei pezzi sono andati in modalità survival, perché ci voleva di meno a farli in survival che in modalità creativa. Entriamo dentro e se è un casino, sì, ok, non è che sembra, è un casino, però ha un suo senso. Tutti i conveyor sono collegati in qualche modo fra di loro e di base, se gli sviluppatori implementeranno bene la cosa, due container, uno attaccato all'altro, si potranno scambiare le cose. Non fosse così, semplicemente aggiungevo altri conveyor in modo che siano tutti quanti collegati tra di loro. Anche qua, come vedete, c'era anche nelle altre navi, ci sono anche i reattori. Qua ne ho messi due perché non so quanto consumeranno le armi, ma secondo me consumeranno abbastanza, anche in energia, oltre che in munizioni. Quindi. Ovviamente sono tutte quante mitragliatrici, perché ho pensato che non avesse senso mettere i lanciarazzi. È tutto quanto armatura leggera, quindi è cartapesta. Per adesso, poi lo farò anche la versione armatura pesante. Però con così po' poiché ho dovuto seguire la forma di quella della serie TV, mi è venuto abbastanza difficile piazzare i propulsori. Difatti, vedete, qua sono propulsori piccoli. Lì sono riuscito a mettere quelli grandi, anche se i fan storceranno il naso, però vabbè. Ok, e questa è la nave. Ma proviamo a vederla in funzione. Ok, siamo sulla nave, ci stiamo avvicinando al container. Molto bene. Non siamo minimamente in linea. Ok, ora sì. Perfetto, si scende. La cosa buona di avere il frame sul pezzo di sopra è che il frame non subisce danni. Cioè non c'è il non ci sono le deformazioni sul frame dell'armatura, di conseguenza non vediamo deformarsi il tutto, il che è abbastanza carino. Ovvio, si spacca immediatamente perché è fatto da tre barre, però ci sta. Difatti stavo pensando di sostituire solo il frame con l'armatura pesante. Secondo me è una buona idea, dovrebbe venire abbastanza bene. Ora, qua la parte. Cioè, volendo uno può farla alla bella e meglio e agganciare dove può, eh. Sono io che sono fiscale. Ok. Le linee rosse, ovviamente, anche se non sono presenti nei modelli veri, nel telefilm, fanno il loro sporco lavoro. Direi di inclinarci un pochino a destra. Ah, qui ho sbattuto. No, non ho sbattuto, era. Vabbè, giù. Ok, da qua possiamo vedere se i carrelli sono vicini. Questo è a posto. Questo è a posto. Questi due no. Quindi noi andiamo un po' indietro. Ok, questo è a posto adesso. Questo è ancora a posto. Questo non lo è più, e quello lo è, quindi dobbiamo girare un po' a sinistra. A posto, a posto, a posto, a posto, perfetto. Cosa succede adesso? Se fossimo più di un utente non ci sarebbero problemi, ma siccome qua siamo da soli, possiamo abbassarci ancora un pochino. Scusate. Ok. Perfetto, andiamo qui. Probabilmente il tetto è un po' deformato, però non si vede minimamente. Ok, andiamo qua. Cabina. Ok, carrelli in prossimità 4. Bloccato. E il cargo è pronto a essere trasportato. In teoria dovremmo chiudere tutte le porte, ma noi non ci abbiamo voglia. Ok. Vedete però che è ancora agganciato alla piattaforma, me ne ero dimenticato completamente.
Quindi a noi, in questo caso, essendo da soli, ci tocca uscire. Andare qui. E come vedete ci sono soltanto 4 carri di atterraggio, ma ci sono 4 piattaforme. Come mai? Perché questa piattaforma è sganciata dalle altre. Come vedete. È una base, quindi non si muove. Queste sono soltanto per dare una specie di giustificazione al fatto che è ancorata, comunque non si muove. Però principio simpatico. P, pronti, siamo sganciati. Oh. E si parte. Vai, vai, vai. Ok, siamo qui. Prova del 9. Con questo saremmo agganciati. Ora siamo sganciati dal suolo e si parte. Ta-ta-da. Adesso non ricordo neanche più la sigla, se no la suonerei. Eagle One è pronto alla partenza e al trasporto delle merci. Evviva! Ok. L'accelerazione è abbastanza buona. Come vedete, gira anche abbastanza bene. I carrelli di atterraggio grossi comunque ancorano perfettamente il carico. La frenata potrebbe essere migliore, ma ci siamo. La retromarcia è penosa, ma tutto sommato direi che va bene. Anche destra e sinistra, ovviamente sono fatti con i propulsori piccoli, e anche verso il basso accelera abbastanza bene. Quindi direi che non abbiamo nessun problema. E con questo si conclude questo breve video. La nave non è ancora disponibile sul workshop, ci sto ancora lavorando, ma lo sarà a breve. Penso che alla fin fine cambierò il frame e metterò quello dell'armatura pesante. Sì, molto probabile. Ad ogni modo, spero che il video vi sia piaciuto. Cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video. E alla prossima. Ciao ciao!